Saluto agli amici di AndroidWorld.it, siamo di nuovo allo stand Xiaomi qui al Mobile World Congress di Barcellona e siamo in compagnia del Redmi Note 5 Pro, uno dei nuovi dispositivi di casa Xiaomi che dovrebbe arrivare anche in Italia. Probabilmente il nome ufficiale italiano sarà Redmi Note 5. Vediamo di scoprirlo insieme in una rapidissima anteprima. Vado a farvelo, appunto, a mostrarvelo e a elencarvi alcune delle sue caratteristiche hardware salienti. Abbiamo un classico display 18 noni da 5,99 pollici, Full HD+, quindi più di 1920 appunto per 1080. Affiancato da che cosa? Da una CPU Qualcomm Snapdragon 636 con GPU Adreno 509, ben 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e una batteria da 4000 mAh. Da questo punto di vista Xiaomi ci ha sempre abituato bene. Andiamo a vedere sul retro, abbiamo una dual camera con un sensore Sony e un sensore Samsung, il principale da 12 megapixel, il secondario da 5 megapixel che permette di ottenere appunto scatti con il classico effetto bokeh. E abbiamo una fotocamera anteriore che farà molto piacere a chi scatta molti selfie perché è un sensore da ben 20 megapixel. Come potete notare ci sono altri due sensori qui, non è una dual camera frontale, la camera è soltanto questa. C'è questi sensori anche perché oltre al sensore di prossimità c'è anche un sensore che aiuta l'utilizzo della funzione dello sblocco facciale. Comunque sia, anche in questo caso c'è il lettore di impronte digitali, quindi anche nonostante appunto ci sia lo sblocco facciale c'è il classico lettore di impronte digitali. Guardiamo anche le dimensioni, visto che ci siamo a 158,6 mm di lunghezza per 75,4 di larghezza e 8,05 mm di spessore. Qui si può notare il classico sportellino per la SIM. Qui sopra un sensore che dovrebbe essere infrarossi più il classico foro per il microfono. Sotto abbiamo lo speaker, classico jack audio, altro microfono e questa potrebbe sembrare una USB Type-C, ma purtroppo è una classica micro USB. Versione software: su questo dispositivo abbiamo trovato Android aggiornato alla versione 7.1.1 con delle patch di sicurezza, per la verità un po' vecchie, se non sbaglio sono addirittura di maggio, ma questa non è la versione definitiva, il software probabilmente della versione che arriverà in commercio sarà leggermente più rifinito, e la MIUI alla versione 9.2. Per questa rapidissima anteprima di Redmi Note 5 o Redmi Note 5 Pro, che dir si voglia, è tutto. Un saluto da Lorenzo Delli per AndroidWorld.it.